Domenica 26 novembre 2023, 34esima del tempo ordinario e solennità di Cristo, Signore, Re dell'Universo. Oggi termina l'anno liturgico. Buona domenica. Questo ultimo tratto di cammino che ci accompagna verso la fine dell'anno liturgico, attraverso il Vangelo di Matteo, ecco, ci propone un dramma, una grande scena, un grande giudizio universale che è stato rappresentato in tantissimi modi dall'arte, soprattutto rinascimentale. Cioè questo grande Dio giudice, Cristo Re, che vedete alle mie spalle, Cristo Re che giudica le nazioni, anzi giudica le persone per quello che hanno fatto e le giudica secondo criteri che queste persone non riescono a comprendere sul momento, perché distingue le pecore dalle capre, dai capretti, i buoni dai cattivi, e ognuno di questi due gruppi chiede conto al Signore del perché sia stato messo in quel gruppo. E agli uni dice: ogni volta che avete incontrato un assetato, un affamato, uno che non aveva vestiti, uno che era solo, uno che era in carcere o che era malato, e l'avete aiutato dandogli da mangiare, da bere, andandolo a trovare. E gli altri invece non fanno queste azioni. Ogni volta che avete fatto questa azione a uno dei miei piccoli, l'avete fatta a me. E ogni volta che non l'avete fatta, non l'avete fatta a me. Ecco, questo è il grande criterio del giudizio. Ma è questa rappresentazione drammatica, nel senso che è un dramma, proprio è una scena molto forte che ci deve interrogare, ha un'attinenza non al domani ma all'oggi, perché il domani sarà determinato dall'oggi. Che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo fatto oggi in questa giornata? Cosa abbiamo fatto ieri? Cosa abbiamo fatto nella nostra vita per questi poveri che abbiamo incontrato? Vi ricordate domenica scorsa la parabola dei talenti? Ecco, ognuno di noi ha dei doni di qualsiasi tipo da trafficare, cioè ha ricevuto in dono qualcosa da Dio. Questo dono non è fine a se stesso, certamente per edificare la nostra vita, ma è in funzione del regno di Dio. E il regno di Dio si costruisce nella fraternità, in tutti gli infiniti modi in cui ci è dato di costruirla. Ecco, questo è un po' il senso della parabola, che ci impone di fare un esercizio. E a proposito di esercizi, sapete che c'è le quattro settimane di esercizi ignaziani, che sono esercizi molto frequentati nella Chiesa, sono quattro settimane in cui con un percorso, ecco, si arriva a fare un cammino molto profondo. Sant'Ignazio di Loyola è il fondatore della Compagnia di Gesù dei Gesuiti. Nella seconda settimana, alla fine della seconda settimana, che è dedicata alla elezione, cioè alla scelta, Il grande santo propone all'esercitante un esercizio, cioè quello di immaginarsi sul letto di morte con la propria fine ormai prossima, ce ne rendiamo conto e facciamo un flashback, cioè ritorniamo indietro al momento presente. Che cosa avrei voluto fare in quel momento che è questo, alla luce della vita eterna? Ecco, questa domanda è un esercizio bellissimo da fare durante gli esercizi ignaziani, ma è un esercizio che possiamo fare nella quotidianità. Che cosa posso fare oggi, anche di piccolo, non parliamo solo delle grandi scelte, ma anche di piccolo, per collocarmi in questa visione eterna, in cui quello che ho lo spendo per gli altri, proprio in virtù di questa fraternità che nell'eternità di Dio sarà definitiva e sarà la felicità più totale, quella che ci invita ad guardare avanti con speranza al tempo di avvento che ci attende, nonostante i grandi venti di guerra che soffiano un po' in tutto il mondo. Preghiamo per la pace. Buona domenica.